Squadra in campo per la terza partita di mattinata sul campo B dopo le due vittorie della Roma per 1-0 contro il Chelsea e contro il Lugano. Tocca al Malaga affrontare il Borussia Dortmund, squadra che ha chiuso sullo 0-0 la prima partita contro il Krasnodar, così come il Malaga ha chiuso sullo 0-0 la prima partita contro il Lugano, e dunque sono ancora due squadre a caccia del loro primo gol in questo torneo. Va detto che gli unici gol li ha fatti la Roma, e dunque sono in 5 almeno le squadre a caccia del loro primo gol, perciò si mettono in fila, insomma, proprio per sottolineare la difficoltà di questo nuovo formato in cui si gioca 9 contro 9, il campo è più grande, i tiri in porta, le occasioni sono di meno e anche poi l'età aumenta e diminuiscono anche gli errori, quelli banali per cui arrivano i gol. Malaga contro Borussia Dortmund dunque. Ringraziamo anche gli amici di Gol Italia che sta trasmettendo in streaming il torneo, e vi ricordo che potete seguirlo anche sul canale YouTube Lugano Champions Trophy TV, che trasmetterà anche tanti altri tornei giovanili, non soltanto quelli di Lugano, ma anche tanti gli altri tornei in giro per l'Europa, proprio per dare spazio, dare importanza a questa categoria, ai tornei giovanili, dove si nascondono i campioni di domani e di dopodomani in alcuni casi. Si parte allora con il Borussia nella classica maglia giallonera, il Malaga invece nella maglia blu celeste, insomma, con le varie gradazioni di blu. Malaga che si era aggiudicato, anzi era arrivato secondo 2 anni fa nella prima edizione di questo trofeo, Borussia Dortmund che invece ha l'esordio assoluto con il numero 17, Dabrowski. È lui che con questa bella azione ha fatto tutti i triangoli, qui con il numero 8 anche va sul fondo e guadagna subito un calcio d'angolo, anzi una rimessa laterale per il Borussia. Ancora Dabrowski. Borussia che si disimpegna in questo momento sulla sinistra. Il numero 13. Che non compare, va detto, sulla nostra distinta. Perciò vedremo. C'è il Gukdenitz Gurputz, numero 10. 14, Justus Zimmermann. Ancora Dabrowski col 17. Ancora Zimmermann all'indietro per il portiere Robin Lisewski. Speriamo anche un po' a conoscere, a familiarizzare con questi giocatori. Per il momento il Borussia è l'unica squadra che ha toccato il pallone in questo minuto e 20. Malaga che aspetta attentamente dietro Dabrowski. Scambiato con il numero 8. Alla fine Malaga riconquista il pallone e batte la rimessa laterale. Se ne occupa il numero 3 del Malaga, Daniel Muñoz Navas. Poi all'indietro per Ayob Dani Amdi, con numero 8. Beh, insomma, dimostra una certa personalità in questa serie di finte di dribbling da ultimo uomo. Poi però il lancio è direttamente in affaro laterale. La rimessa per il Borussia. Con le mani Luke Dabrowski. Poi il numero 4 Edis Rezic per un attimo, con il numero 2 Emir Aydin e con il numero 13 questo giocatore che non è meglio identificato, che cercheremo di recuperare nel corso della giornata. Attenzione al Malaga che si fa vedere per la prima volta adesso, anche se sbaglia il passaggio all'indietro, il Borussia recupera il pallone. Dabrowski sembra il più fisicamente dotato del Borussia, molto alto, lo vediamo nella nostra postazione, svetta su compagni ed avversari. Con numero 16 del Borussia anche Luke Raman, biondo, pallone in avanti, giocata ancora del numero 8 Ayob Dani Amdi, che guadagna una bella rimessa laterale, si prende gli applausi del pubblico venuto a supportare la formazione andalusa, campione di Spagna 2006, dunque è presumibile che si tratti del meglio del calcio spagnolo in questa categoria, dunque niente male davvero.
Muñoz Navas intercettato, recupera il Borussia, meglio la formazione tedesca anche se non si è ancora visto granché questi primi minuti. Il pallone buono ancora sulla sinistra per Daniel Muñoz Navas, che mette in mezzo un pallone che attraversa tutta l'area e viene poi allontanato dal Borussia. Si riparte ancora da Dani Hamdi per il portierino del Malaga, che sembra di vedere con la maglia numero 13, poi cercheremo di tracciare meglio. Raman. Intanto c'è un cambio pronto, un paio di cambi pronti a bordo campo con il numero 7 del Malaga, Kenai Fernandez Guerrero, con il numero 18 nel Borussia Shayan Sadeghi. Qui nessuno particolarmente brillante in questi primi 5 minuti di studio, come avviene proprio nel calcio vero. C'è una giocata di ancora Job Dani Hamdi, che con personalità arriva quasi al limite dell'area, allarga a sinistra, troppo lungo il pallone per Alejandro Contreras Bonora, numero 10. Va detto anche che inizia ad arrivare la stanchezza, perché insomma il Malaga adesso ha atteso addirittura da 3 partite consecutive, e dunque comprensibile che un po' si possa risentirne, anche perché il caldo è pronunciato qui allo stadio Cornaredo di Lugano. Ancora Contreras Bonora, tocca fuori Ismael Molina, c'è un calcio di punizione per il Borussia che consente di uscire un po' dalla a metà campo. Poi si sono un po' di cambi anche con il Malaga, che demanda in campo, come detto, il numero 7, che è Kenai Fernandez. Gioco fermo, un po' di cambi in campo anche nel Borussia Dortmund, Shayan Sadeghi, numero 18, e si riparte. Campo contemporaneamente sul campo A anche Chelsea Krasnodar. Attenzione alla Borussia, che qui ha una buona occasione per andare a calciare, lo fa col destro, ma la parata di Sanchez Flores neanche troppo complicata. Manuel Lozada Jiménez fermato, riparte il Borussia, o almeno ci prova, pallone buttato via, poi c'è Isan Merino Rodriguez con Hamdi. Un vento molto gradevole in nostra postazione, pallone niente male per lo scatto del numero 6 González Fernández, per arrivare in campo, colpo di testa, però le resta lì pericolosamente, il Borussia un po' in difficoltà, il Malaga però non riesce a calciare, lo fa adesso con Kenai Fernandez, ma è facile l'intervento di Robin Lisewski. Buona occasione, difficile questo tiro in torsione da parte di Fernandez, buona la presa comunque del portiere del Borussia. Riparte ancora il Malaga, ancora con Kenai Fernandez, ne ha per andare il neo entrato, scarica su Contreras, ottiene Raman, Contreras limite dell'area, si è un po' svegliato il Malaga adesso, ma tutto inutile, farà difficoltà a segnare in questo torneo, lo abbiamo detto, lo confermiamo. Squadre che forse non hanno la gamba per coprire in maniera continua tutto il campo e per arrivare con ripetutamente al tiro. La Roma ce l'ha fatta, ma soltanto nei minuti finali delle due partite. Qui ancora il numero 3 Muñoz Navas mette in mezzo, guadagna un calcio d'angolo con il primo della partita per gli andalusi.
E intanto c'è anche il primo gol della giornata, anche sul campo A, segnato dal Chelsea, 1-0 contro il Krasnodar. Calcio d'angolo sul primo palo, lontana bene con i pugni Lisevski, non è finita l'azione del Malaga, la tiene viva Molina Cajuela. Poi un sinistro senza alcuna pretesa dai 20 metri. Un po' di cambi nel Borussia, ne vediamo addirittura tre pronti a entrare in campo, tutti molto piccoli, sembrano quasi più piccoli dell'età che dimostrano, che dichiarano. Vatien col numero 15, poi col numero 9 abbiamo Dalgic e col numero 19 Plugger. Sono tanti giocatori del Borussia, più forse della media di questo torneo, tutti in campo i tre, tanti cambi nel Borussia, squadra allenata da Tim Kirk, luglio 87 allenatore inglese, insomma dimostra anche di essere open minded per le sue esperienze all'estero. Esce e blocca il portiere del Malaga, si tratta di Julen Villa Garcia, numero 13. Ancora Malaga con l'avanzata di Amdi, che è un grande personalità, il giocatore più interessante di questo primo tempo della formazione spagnola. Contreras cerca il fondo, la palla esce ed è rimessa dal fondo, Borussia che si difende benissimo. Ancora una volta, fin qui va detto, difese superiori agli attacchi. In campo di nuovo col numero 9 Alvaro Sanchez. Nel Malaga che prova a cambiare qualcosa in attacco a livello proprio di centravanti. È buttato via un po' dal Borussia. E la rimessa ancora del Malaga che chiude in crescendo il primo tempo. Lo fa con Almuñoz Navas che batte la rimessa proprio per Alvaro Sanchez. Alvaro Sanchez, azione bellissima, personale, non lo molla però e lo recupera alla grande Zimmermann. Poi Plugger sale con numero 2 anche Emir Aydin. La palla è recuperata dal Malaga. Ancora Mdi si prende delle licenze straordinarie, alla fine esagera, perde il pallone in tre, ma va via ancora il Malaga. Grandissimo Mdi, decisamente il migliore in campo per quanto di diverso sembra rispetto ai suoi compagni e ai suoi avversari. Poi si lotta, ma sono spesso raddoppi, addirittura triplicamenti di marcatura. Si va verso uno 0-0 in questo primo tempo della terza gara di mattinata, che potete vedere in diretta e in streaming su Gol Italia, ma anche su Lugano Champions Trophy TV su YouTube. Una Malaga pericoloso, attenzione al destro soltanto sfiorato da Kenai Fernandez. Scivola via questo primo tempo a reti bianche, a reti inviolate, 0-0. È stato Rezzic a deviare, finisce qua 0-0 il primo tempo tra Malaga e Borussia Dortmund. Si ricomincia, secondo tempo tra Malaga e Borussia Dortmund, 0-0 il primo tempo, una partita che non ha particolarmente entusiasmato nei suoi primi 12 minuti, con pochissime occasioni da gol, giusto un paio, ma niente davvero di trascendentale per un torneo che sembra a questo punto decisamente all'insegna dei risultati bassi e dei gol che saranno pesantissimi dunque per vincere, per arrivare nelle prime posizioni. Per ora classifica estremamente corta, con la sola Roma in questo momento più in là delle altre, con due vittorie per 1-0, 6 punti. Fatica il Malaga, fatica il Borussia, in vantaggio il Chelsea, 1-0 sul Krasnodar. Dunque attenzione anche agli inglesi che contro la Roma però hanno davvero sofferto per tutti e 25, recupero compreso, 25 minuti di gara. Vedremo comunque, possiamo anche aspettarci anche qualche calcio di rigore finale in caso di pareggio nelle tre partite. Thank you.
c'è un calcio di punizione per il Malaga che si ripresenta in campo con qualche modifica. Vediamo il numero 2 lo usata Jimenez, il numero 4 Merino Rodriguez. Pallone che viene controllato indietro dalla squadra spagnola senza particolari guizzi fin qui. Una partita degli attaccanti del Malaga: Alvaro Sanchez, numero 7 Kenai Fernandez, il migliore è sembrato, ci è sembrato, numero 8 Ayoub Dani Amdi, personalità e con fisico con cui guida il reparto difensivo. Nel Borussia invece buon inizio da parte del numero 17 Dabrowski, senza però particolare concretezza. Con numero 9 Okan Daljic, ora con numero 19 anche Ploger. Il Malaga sembra un po' meglio come ci è sembrato, però attenzione a Ploger, attenzione al Borussia che prova a sfondare sugli esterni, sono doppi continui però. E c'è un calcio di punizione a favore del Malaga che recupera il pallone. 2 minuti e 33 sono andati. In campo con numero 10 Alejandro Contreras Bonora. Kenai Fernandez. Ivan Merino Rodriguez. Recuperato ancora da Lisevski. Al Malaga, pericoloso in area di rigore, improvvisamente una grande occasione, si salva la grande Borussia, una smagliatura nella difesa del Borussia. Il Malaga che si è molto ben comportato prima di arrivare in area, dove però è mancata la lucidità al momento della finalizzazione. Lancio lungo in avanti da parte di Kenai Fernandez, tutto facile per Robin Lisevski. Si gioca terza partita, Chelsea in vantaggio 1-0 sul Krasnodar. Questo vuol dire che in questo momento, dovendo aggiornare in maniera un po' così sommaria la classifica parziale, la Roma è avanti con 6 punti, il Chelsea ne ha 3, 2 pareggi per Malaga e Borussia, 1 punto per Lugano e Krasnodar che chiuderebbero la classifica con Roma dunque davanti al Chelsea, quindi vedete quanto sia importante vincere delle partite con questo formato. Attenzione alla Borussia, ci prova Ploger, buono il tocco per il numero 15 Watien, che però si fa fermare da Merino Rodriguez. Andiamo a fare laterale, un cambio in porta nel Malaga. In porta in questo momento c'è Rafael Sanchez Flores, ma sta per rientrare il numero 13 Julen Vila Garcia. Malaga che, lo ricordiamo, avrà 3 partite consecutive in questo campo, una dopo l'altra, sforzo non indifferente. La seconda sarà contro la Roma, che rivedremo dopo il turno di pausa delle 10:20. Roma-Malaga che potrebbe anche prospettarsi come partita decisiva, finale anticipata, chissà, sembrano le squadre più quotate, ma attenzione appunto anche al Chelsea che in questo momento è secondo nel girone, nulla di fatto in questa partita che sta regalando poco spettacolo. 5 minuti 0-0 nella ripresa, ne mancano 7 alla fine. Sta per entrare in campo anche nel Borussia il numero 10 Gökdeniz Gürpüz, uno dei tanti giocatori del calcio tedesco di chiare origini turche, che però hanno origini 100% tedesche. Da Gundogan, Özil, Emre Can, sono tanti in questi giorni con il loro nazionale. Attenzione alla Malaga, pericoloso con Kenai Fernandez, si salva bene il Borussia. E attenzione all'azione del numero 15 adesso, Watien. C'è un calcio di punizione per il Malaga, per il Borussia, fallo subito proprio dal numero 15 Shell Watien. Serie di cambi, girandola di cambi come si diceva una volta, pronti ad entrare anche Manuel Lozada Jimenez col 2,
Samuel Sanchez, che ricordiamo 2 anni fa ritroviamo con il numero 11. C'era un attaccante di nome Sergio Ramos in quel Malaga che purtroppo non ritroviamo dopo 2 anni con la maglia blu celeste. Proprio il numero 10 Gurpuz toccherà il suo primo pallone. E il Malaga che riparte con calma, senza fretta. Chiaro che a questa età, a questi livelli, non è che ci si mette a giocare con la classifica, naturalmente. Anche poi il caldo può fiaccare un po' i giocatori. Attenzione al Morussia, però questa è una grandissima occasione. Un 3 contro 2 che si conclude male con il sinistro di Gurpuz. Era piazzato benissimo il numero 9 Dalgic. Si è divorato un gol il Borussia qui. Guardate come il Borussia può andare in 1 contro 3. E qui Gurpuz dovrebbe vedere il compagno meglio piazzato e servirlo sullo scatto. E invece ha preferito calciare in porta senza però avere pericolosità. Occasione importante, la migliore della partita per il Borussia. Ora Lisevski, bravissimo nella gestione del pallone tra i piedi. Portieri tutti bravissimi, fin qui abbiamo visto con i piedi, nessun errore, nessuna incertezza. Il destro strozzato, calciato male da Kenai Fernandez sul fondo. Anche Kenai Fernandez lo ricordiamo da 2 anni fa e lo ritroviamo con la numero 7. Qui colpito male, palla che rimbalza subito davanti e si perde poi il fallo di fondo. Otto minuti, calcio a lungo, Lisevski non è una grande idea forse calciare lungo per questi portieri, anche perché insomma non si ha, salvo rarissimi casi, un giocatore di struttura fisica tale da poter difendere un pallone in ogni situazione. Forse Guglielmelli della Roma potrebbe farlo, insomma gli altri sembrano tutti giocatori comunque che è meglio servire palla a terra. Ancora Kenai Fernandez cerca di fare tutto da solo, si porta sul fondo, perde il rimpallo e Borussia riparte con il piccolo Dalgic a guadagnare la rimessa laterale. 3 minuti alla fine di una partita che non ha di fatto espresso emozione. 0-0 sembra il risultato più scontato, più automatico, uno dei tanti, è 0-0 di questo torneo in cui si fa molta fatica a segnare. Evidentemente va cambiato qualcosa, forse, non so, le dimensioni del campo, però insomma personalmente è meglio 1-0-0 o un 1-0 che un 7-0 o 8-1, che insomma assumerebbe anche proporzioni umilianti per una squadra sconfitta. Invece qui c'è calcio vero, c'è calcio equilibrato in cui la difesa inizia a diventare qualcosa di importante, come d'altra parte è nel calcio vero. Kenai Fernandez tocca indietro per Gonzalez Fernandez. Malaga che chiude meglio in attacco questa partita con il tiro e la grande parata di Lisevski sulla sinistra di Muñoz Navas. Grande occasione Malaga, la migliore della partita sulla sinistra di Daniel Muñoz Navas. È una bella parata di Lisevski che mette in angolo e allora chiude in attacco il Malaga per l'ultimo rush alla ricerca del gol che lo proietterebbe al secondo posto, anche se sono ancora tante le partite da giocare, siamo neanche a metà della fase a gironi. Pallone alto, Borussia che allontana bene, rimesso in mezzo da Molina Cachuela, poi la conclusione fuori, occasione incredibile per Alejandro Contreras a 90 secondi dalla fine. Il Malaga si divora il vantaggio col suo numero 10 Contreras, tutto solo alza sopra la traversa, occasione colossale. Il Malaga forse meriterebbe anche la vittoria a questo punto. Borussia che ha difeso benissimo per 20 minuti, poi ha iniziato un po' a scricchiolare dietro. Attenzione però ancora alla formazione tedesca che ha avuto l'occasione per andare in vantaggio, quindi insomma gara molto equilibrata
molto, molto incerta, finita. Chelsea Krasnodar 1-0 con vittoria importantissima per gli inglesi. Il Malaga ancora in attacco pericolosamente, il sinistro e la parata di Lisevski sul pallone mezzo in mezzo da Sanchez. Malaga che chiude bene allora chissà. Ma attenzione dall'altra parte col Borussia che fino in fondo va a calciare. Un'azione incredibile da parte del numero 13 che va a calciare il raso terra, la presa di Rafael Sanchez Flores. E si salva il Malaga, partita più bella di quanto non dica il punteggio in questo secondo tempo. 0-0 con una squadra che però si mostra buone cose, soprattutto il Malaga, va detto. Non dovrebbe esserci grosso recupero, si lotta a centrocampo, c'è un fallo in attacco del Malaga, chiude pallapiedi il Borussia, il lancio lungo del piccolo turco Gurputz, ma si salva ancora la difesa spagnola che prova a imbastire l'ultimo attacco, però ne è buttato via qui dal numero 10 Contreras, che ha un po' sulla coscienza il pallone del possibile vantaggio. 0-0, finisce così Malaga Borussia Dortmund, e allora il Chelsea che arriva al secondo posto scavalcando proprio spagnoli e tedeschi a quota 3 punti, la Roma è prima a quota 6. A tra poco per la quarta partita di questa mattinata ed è Roma-Malaga.